Si prova ogni strada per salvare il Gino Lisa e lasciarlo operativo. Tentativi e proposte di continuità territoriali, come quella lanciata da Mondo Gino Lisa, che lo scorso 8 febbraio ha partecipato al tavolo tecnico indetto dalla Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Foggia per affrontare il tema riguardante l'operatività dell'aeroporto. In tal senso, in questo contesto, la delegazione di Mondo Gino Lisa ha sollevato e portato all'attenzione l'importanza della continuità territoriale, strumento legislativo dedicato a garantire il diritto all'accesso ai servizi di trasporto aereo a tutti i residenti in zone del territorio nazionale caratterizzate da evidenti difficoltà a favorire la possibilità di movimento in continuità con quanto trattato nella seduta presso il Comune di Foggia. Mondo Gino Lisa ritiene opportuno condividere la tematica appunto della continuità territoriale anche con i sindaci dei comuni della provincia di Foggia o con quelli dei capoluoghi e con i rispettivi presidenti delle province confinanti con la Capitanata. Un ampio territorio dunque e un'unica ampia popolazione beneficiaria dei servizi di trasporto aereo offerti dall'aeroporto di Foggia. La continuità territoriale è un legittimo diritto e interesse per il nostro intero territorio allargato, dicono dal Mondo Gino Lisa, nell'interesse comune a poter usufruire dei benefici previsti dalla continuità territoriale. Ha pianificato anche una conference call per favorire la condivisione delle idee e del fare tra le istituzioni comunali e provinciali affinché si possano attuare le necessarie sinergie presso le competenti funzioni governative dell'amministrazione locale e centrale e dunque garantire a tutti il diritto dell'uso dei servizi di trasporto aereo. Alla conference call con collegamento online il 13 marzo sono stati invitati appunto tutti i sindaci e i presidenti delle province limitrofe.